Un cordiale saluto di bentrovati ai nostri telespettatori a questo speciale dedicato a quella che qualche giorno fa si è celebrata il 22 marzo e che è stata la giornata internazionale dedicata all'acqua istituita nel 1992 dalle Nazioni Unite proprio per cercare di riportare l'attenzione della società, della politica, delle varie fasce diciamo, della nostra società appunto sul tema dell'acqua, questa importante e preziosa risorsa senza la quale non sarebbe possibile la vita. Acqua definita anche oro blu e per parlarne oggi abbiamo con noi un ospite in studio che è Giovanni D'Andrea, che è il segretario regionale di Codici Abruzzo, Centro per i diritti del cittadino. Codici è un'associazione nazionale di volontariato proprio che tutela la difesa dei consumatori. Ben trovato a lei, segretario. Grazie, grazie. Ringrazio voi per avermi invitato e in occasione di questo grande evento che è la giornata dell'acqua che si è tenuta il 22 marzo, ma che comunque diciamo che l'importanza dell'acqua è fondamentale. Le due cose essenziali della vita umana sono l'acqua e l'aria, quindi è un bene pubblico di grande importanza. Senza acqua non c'è vita, dicevamo, e tant'è che si cerca anche vita negli altri pianeti della galassia, ma prima di cercare pianeti utili per poter vivere si cerca l'acqua. Tra l'altro è stata trovata anche su Marte un lago sotterraneo d'acqua dolce, quindi la vita potrebbe esserci anche lì. E tutto questo, insomma, per dire appunto che dove c'è acqua c'è vita e dove c'è vita c'è acqua. Però purtroppo uno dei temi che viene riportato all'attenzione del pubblico e di quanti appunto hanno attenzionato questa risorsa fondamentale è proprio il fatto che a causa anche in parte delle politiche scellerate di gestione anche di questa risorsa ce n'è sempre meno. Ci sono problemi anche legati, poi lo vedremo, ai cambiamenti climatici e la cosa chiaramente sta portando anche a delle conseguenze inevitabili sul punto proprio della presenza della risorsa d'acqua nei vari luoghi del pianeta, ma di questo ne parleremo tra pochissimo, approfondendo di volta in volta le varie questioni. Allora, intanto con lei, segretario, vorremmo proprio partire da questa risorsa importante, dicevamo in relazione forse al consumo di acqua. Il Codice è un'associazione proprio a difesa dei consumatori e appunto come è importante riuscire a parlare di questa risorsa anche ai consumatori che poi sono diretti interessati nel momento in cui anche arrivano a pagare le bollette. Come giustamente lei ha sottolineato, l'acqua è un bene fondamentale e questo sembrerebbe un po' la scoperta dell'America, tutti lo sappiamo. Ci sono problemi che non possiamo risolvere noi qui dall'Italia, dall'Abruzzo, da Pescara, ma che hanno un inquadramento, diciamo così, a livello internazionale, storico e geografico, perché l'acqua, se è vero che è una risorsa fondamentale, è vero che è una risorsa che garantisce il futuro delle vite umane, dei nostri figli, dei nostri nipoti, e noi sappiamo benissimo che una parte del pianeta è ricchissima di acqua, mentre un'altra parte del pianeta non solo è povera di acqua, ma veramente assistiamo al fatto che molte persone, migliaia di persone, centinaia di migliaia di persone muoiono perché non hanno l'acqua. E quindi affrontare questo problema a livello mondiale significa creare un governo mondiale e purtroppo siamo ben lontani dalla creazione di un governo mondiale. Non riusciamo nemmeno a creare un governo europeo, un'unione politica europea, quindi figuriamoci se volessimo pensare in questo secolo di creare un governo mondiale. E quindi diciamo che questo problema purtroppo non sta a noi, non lo possiamo risolvere, non abbiamo i mezzi per risolverlo. Tuttavia, però, nel nostro piccolo possiamo cercare di sforzarci il più possibile per fare una politica efficiente, trasparente ed onesta per quanto riguarda la gestione di questa risorsa, perché come giustamente lei ha sottolineato, se non facciamo questo, nel futuro immediato, non nel futuro anteriore, ma nel futuro prossimo, noi veramente rischiamo di arrivare ad una situazione in cui
questa risorsa comincia a mancare e quindi torniamo veramente nel Medioevo. L'importanza dell'acqua era già, diciamo così, nelle prime civiltà, ma parliamo dei Romani, per i Romani l'acqua era fondamentale ed avevano un'organizzazione capillare, non solo gli acquedotti romani, ma anche l'organizzazione vera e propria del servizio idrico con le fontane pubbliche, con le terme, ed era tutto gestito dallo Stato, dall'Impero, dalla Repubblica Romana, attraverso gli edili, attraverso i censori che poi riscuotevano il servizio idrico. E se noi volessimo efficientare il nostro servizio idrico, di approvvigionamento idrico e di distribuzione dell'acqua, secondo me dovremmo già, studiando bene l'epoca romana, ci renderemmo conto delle nostre carenze. Per quei tempi loro erano molto più efficienti di noi. Infatti, per parlare, diciamo così, del nostro ambiente, dei comuni e delle città in cui viviamo, del nostro Abruzzo e più in particolare della provincia di Pescara, noi abbiamo un servizio idrico inefficiente per certi versi. Io voglio segnalare solo due criticità, ne potrei segnalare delle altre, ma mi limito a segnalarne due perché proprio in questi ultimi tempi, in questi ultimi giorni, la nostra associazione riceve molte lamentele da parte di cittadini utenti che riguardano, da una parte, diciamo così, l'invio di bollette con ritardo, cioè i cittadini ricevono le bollette idriche con ritardi di giorni e molte volte devono pagare ingiustamente la penale, non per colpa loro, ma per colpa diciamo così, delle poste che distribuiscono con ritardo. L'ACA, mi risulta, parliamo dell'ACA che è la società che gestisce le risorse idriche nella nostra zona, nel nostro territorio, nel territorio della nostra provincia, poco tempo fa ha affidato un appalto ad una società che distribuisce le bollette e quindi che si è sostituita alle poste, e che noi ci segnalano inefficienze, ritardi da parte non solo degli utenti del comune di Pescara, ma anche della provincia di Pescara, di Pianella, di Torre de' Passeri, di Scafa, che dicono di ricevere le bollette con una settimana di ritardo, con 10 giorni di ritardo, e nel contempo gli viene applicata la mora e quindi la tassa in più, perché non sono riusciti a pagare bollette che sono state notificate all'utente dopo la scadenza. E naturalmente questo non può essere, perché, ripeto, l'acqua è un servizio pubblico, la società che gestisce l'acqua è una società pubblica, pur se è una SPA, comunque è una società pubblica, quindi questa inefficienza deve essere colmata. Noi l'abbiamo già fatto presente a livello orale ai vertici dell'ACA, adesso ci toccherà fare una diffida perché queste inefficienze permangono, e quindi di conseguenza i prossimi giorni faremo una diffida all'ACA affinché questa società a cui loro hanno appaltato questo servizio si comporti secondo le regole, secondo le leggi e faccia gli interessi dell'utente, perché un'altra cosa che bisogna sfatare: molti sono convinti che l'ACA sia padrona del servizio e sia l'ACA e la società che gestisce il servizio. I padroni dell'acqua e il popolo italiano sono gli utenti, sono i cittadini che pagano i funzionari dell'ACA, che pagano il presidente e i vari dirigenti. Quindi chi, diciamo così, di fatto diciamo che l'ACA deve fare gli interessi degli utenti, e molte volte invece non fa gli interessi degli utenti ma fa i propri interessi o di chi ci lavora magari e non degli utenti. La seconda grave carenza, che potrebbe anche essere, diciamo, a danno del consumatore una vera e propria truffa, risulta, e perché alcuni utenti si sono rivolti da noi, che in questi giorni l'ACA
c'è un aggravio fiscale di cui parlavamo prima di iniziare questa trasmissione. Ci ritorneremo tra pochissimo, perché io intanto su questa vicenda chiaramente avremo ancora molto da dire, però volevo ritornare anche sulla questione che lei aveva sollevato prima, cioè il fatto che effettivamente l'importanza di questa giornata mondiale sta nel fatto anche che si deve ribadire l'importanza di una gestione corretta dell'acqua, anche in virtù del fatto che, io leggo alcuni dati, ci sono persone nel mondo che ovviamente non hanno proprio accesso all'acqua potabile, e ci riferiamo soprattutto a problemi, insomma, a paesi come l'Africa, per esempio, alcuni anche paesi dell'America Latina. In Asia ci sono anche tanti paesi in cui l'acqua non è un bene che può essere dato per scontato, per cui si annuncia, come dicono alcune stime, insomma, alcune società appunto e organizzazioni che hanno studiato il problema, si annuncia un futuro di stress idrico. In Africa, per esempio, ci sono le campionesse dell'acqua, che sono delle figure che hanno il compito di portare nelle varie case, diciamo, delle persone l'importanza di una corretta igiene, che potrebbe essere anche una delle cause di diminuzione delle morti dettate da malattie che diciamo proliferano là dove c'è una scarsa igiene, e dove c'è una scarsa igiene significa che manca evidentemente l'acqua. Il fatto che non ci sia l'accesso di acqua per tutti è una questione che nei nostri paesi, nei paesi occidentalizzati, industrializzati, non viene percepito, però c'è, ed è uno spunto di riflessione che dovrebbe portarci anche a riflettere appunto sul fatto che l'acqua, laddove noi abbiamo la fortuna di averla, deve essere comunque gestita bene e soprattutto non sprecata. Certo. Cosa possiamo fare noi cittadini per cercare, per esempio, di non sprecare l'acqua e renderci conto davvero di questo bene prezioso che abbiamo, di questo oro blu che è a portata di tutti, da noi ma non altrove? Noi cittadini, nel nostro piccolo, possiamo solo cercare di evitare gli sprechi, cercando per esempio di non usare l'acqua potabile per innaffiare, cercando di non usare l'acqua potabile per lavare le automobili, e quindi riducendo il consumo, nel senso, stando attenti a non lasciare i rubinetti aperti durante la giornata. Questo possiamo fare. Altra cosa invece è il problema che voi avete sottolineato, che lei ha sottolineato, e che riguarda, diciamo così, come ho detto prima, un problema di carattere mondiale, e purtroppo non abbiamo gli strumenti per risolvere, perché toccherebbe ai paesi più progrediti, ai paesi più ricchi, cercare di risolvere questo problema, cooperare affinché nei paesi dell'Africa, nei paesi dell'America Latina, in quei paesi dell'America Latina e dell'Asia dove purtroppo la risorsa idrica manca totalmente e dove la gente muore per mancanza di acqua, toccherebbe a questi paesi intervenire. Ma questi paesi sono ben lontani dall'intervenire, perché uno Stato si comporta più o meno come un individuo, ed uno Stato è formato da individui, e l'individuo per sua natura è un essere limitato e egoista. Quindi chi sta bene e ha una ricchezza d'acqua non entra nella mentalità di chi invece l'acqua non ce l'ha per niente, quindi è un problema che ci passa in superficie ma non ci raggiunge direttamente. Naturalmente noi per il governo di questi problemi di ordine nazionale e internazionale abbiamo fondato delle istituzioni come l'ONU, quindi toccherebbe all'ONU fare questo, e penso che ha delle politiche per fare questo, ma il tutto dipende da una politica che ormai siamo arrivati al capolinea, e quindi gli stati nazionali e l'ONU e l'unione degli stati nazionali si devono porre, cioè la questione della ridistribuzione del reddito a livello mondiale. Non è più possibile, ne va di mezzo il futuro del pianeta, non è più possibile che il reddito, che il prodotto interno lordo internazionale sia per la metà nelle mani, per oltre la metà nelle mani di poche persone, nelle mani di pochi paesi, e questo naturalmente, ma per fare questo, come ho detto all'inizio, noi possiamo fare ben poco. Quello che noi possiamo fare nel nostro piccolo è cercare di
rendere il servizio più efficiente, fare una politica del risparmio, come abbiamo detto, intervenendo anche nelle scuole, cercando di educare i bambini già dalla scuola materna, dalla scuola elementare, ad un risparmio dell'acqua. Educare i bambini e fargli capire qual è l'importanza di questa risorsa che è fondamentale per la vita umana. E qui, perché l'importanza dell'aria nessuno la sottolinea, perché ormai è una cosa scontata, tutti sappiamo che ci sta l'aria e quindi possiamo respirare. Quando è che ce ne accorgiamo dell'importanza dell'aria? Quando ci viene a mancare l'aria. È la stessa cosa, insomma, accade per l'acqua. Allora, dalla regia mi suggeriscono di andare un attimo in pubblicità, ma prima di andare in pubblicità, 10 consigli utili, le 10 regole d'oro che sono, diciamo, un po' anche scontate se vogliamo, ma che in questo caso non devono essere date per scontato, perché forse non tutti sanno che c'è un modo proprio per risparmiare l'acqua e per rendersi conto del bene prezioso che abbiamo. E allora le 10 regole, poi andiamo in pubblicità. Chiudere sempre bene i rubinetti, perché non è vero che una gocciolina non sarà mai, anche una sola goccia infatti per minuti e ore significa un grande spreco d'acqua. Poi bisogna sempre chiudere il rubinetto mentre ci si insapona le mani o i capelli, mentre ci si lava i denti, e per sciacquarsi i denti si potrebbe utilizzare un bicchiere e non l'acqua corrente, risparmiando anche in questo caso. Poi fare la doccia anziché il bagno aiuta a risparmiare acqua. Non aprire mai i rubinetti alla massima potenza, usare lo scarico dell'acqua più piccolo quando si fanno chiaramente bisogni più piccoli, e se possibile utilizzare la lavastoviglie invece di lavare i piatti, perché il consumo di acqua è più efficiente con la lavastoviglie. Questo dipende anche dai metodi che si usano per lavare i piatti anche in questo caso. E poi, se devi lavare qualcosa, per esempio frutta e piatti, utilizza una bacinella e non l'acqua corrente. Inoltre, non tenere i rubinetti aperti per far diventare fredda l'acqua, meglio mettere qualche bottiglia di acqua in frigo. Allo stesso modo, quando si deve scongelare un alimento, preferibile forse farlo scongelare all'aria e non sotto l'acqua calda corrente. Ecco, 10 regole d'oro per cercare di risparmiare acqua il più possibile, per quanto ci è possibile. Ma noi adesso ci fermiamo qualche breve istante per una pausa pubblicitaria, restate con noi perché torneremo a parlare di acqua. Ed eccoci rientrati in studio per la seconda parte di questo nostro speciale dedicato all'acqua, il nostro oro blu che è fondamentale per la vita, uno speciale realizzato anche in funzione del fatto che il 22 marzo scorso è stata la giornata mondiale dell'acqua. Vi ricordo che con me in studio c'è Giovanni D'Andrea, che è il segretario regionale di Codici Abruzzo. Stavamo parlando anche del fatto che purtroppo si annuncia un futuro di stress idrico dettato anche dal fatto che i cambiamenti climatici, insomma, stanno portando problemi di siccità, anche di desertificazione, ed è un problema questo che è balzato prepotentemente anche all'attenzione delle cronache giornalistiche, per il fatto che si sta cercando per quanto possibile di riuscire a salvare quello che si può salvare, e c'è una paladina, insomma, dei diritti dell'ambiente e del pianeta che è Greta Thunberg, la sedicenne svedese, che praticamente dallo scorso agosto sta scioperando proprio per salvare il pianeta, per il clima. E a proposito, uno dei problemi fondamentali che si individua quando si parla di inquinamento è legato in questo caso anche al consumo d'acqua, dettato dal fatto che spesso e volentieri i paesi occidentali industrializzati fanno largo uso e consumo dunque di acqua imbottigliata in bottiglia di plastica. La plastica, insomma, sappiamo, ha questo ciclo vitale molto molto lungo, che poi si riversa sui problemi legati all'inquinamento anche dei mari, per esempio con vere e proprie isole galleggianti di plastica negli oceani, e questo è anche un mito da sfatare, segretario, certo. Perché parlando di acqua potabile, noi paesi che abbiamo la possibilità di approvvigionarci direttamente di acqua potabile, poi andiamo al supermercato a comprare bottiglie e bottiglie di plastica, quando in realtà l'acqua dei nostri rubinetti è perfettamente potabile e può essere consumata senza alcun tipo di problema. Tra l'altro, certo, è anche di moda in quest'ultimo periodo andare a rifornirsi di acqua nelle cosiddette casette dell'acqua, che tantissimi comuni hanno messo
a disposizione dei cittadini anche per quanto riguarda l'acqua frizzante potabile, che chiaramente non esce sempre dai nostri rubinetti, a meno che non ci dotiamo di particolari apparecchi. Sono anche d'accordo, questo è un altro problema. Questa è stata un'ottima iniziativa, quella di dotare quasi tutti i comuni di queste fontanelle da dove scorga l'acqua. E come ha detto lei, l'acqua di rubinetto è senz'altro migliore, ma non perché lo dico io, perché non ho i titoli per dirlo, ma perché da studi approfonditi fatti da scienziati, da geologi, noi sappiamo da biologi che l'acqua di rubinetto è molto meglio dell'acqua minerale. Purtroppo è una questione di cultura, tutto diventa questione di cultura, perché noi viviamo in una società diciamo, in cui conta non l'essere ma l'apparire, quindi non si va mai al profondo delle cose, quindi conta l'apparire, e queste le acque minerali sono le più pubblicizzate, e quindi passa il messaggio secondo la quale sono migliori le acque minerali perché le sorgenti non vengono manutenzionate, eccetera, poi senza contare che invece l'acqua di rubinetto viene analizzata giorno per giorno e quindi è molto più sicura, ma non, ripeto, perché lo dico io, ma perché lo dicono i tecnici e gli scienziati. E tuttavia la sensibilizzazione su questi problemi ambientali, come lei diceva, anche se sortisce pochi risultati, comunque è necessaria e fondamentale, perché se non altro riporta alla coscienza critica le istituzioni, i governanti. E ripeto, questi sono problemi che non si possono risolvere né dall'Italia né dall'Europa. Ci sono popoli sottosviluppati in Asia, in Africa, che purtroppo vogliono raggiungere i livelli consumistici che abbiamo noi, e quindi continueranno ad inquinare, continueranno, magari noi faremo politiche più restrittive rispetto, ma loro faranno politiche più, perché loro vogliono avere quello che noi abbiamo avuto, le risorse che noi abbiamo avuto, e quindi se non si entra nell'ottica fondamentale di una ridistribuzione mondiale delle risorse e del reddito, non se ne esce da questo diciamo così, rombicapo. Allora, abbiamo anche alcune curiosità, sempre in pillole per il tempo che abbiamo a nostra disposizione, che già comincia ad essere poco, per cui andiamo velocemente, però ci sono alcune curiosità che magari ci possono dare bene l'idea del consumo di acqua di cui spesso non ci accorgiamo. Allora, ogni italiano in media ogni giorno consuma 200 litri di acqua al giorno per tutte le varie necessità, quindi non soltanto per bere e nutrirci, ma anche per lavarci. Quando ci laviamo i denti, per esempio, facendo scorrere inutilmente l'acqua, quando ci insaponiamo le mani, eccetera, eccetera, consumiamo in media 7 litri e mezzo di acqua, per la precisione 6 litri di acqua al minuto, ed è anche uno dei motivi per cui gli esperti consigliano di utilizzare dei rubinetti che abbiano un getto idrico integrato anche con dell'aria, in modo tale da non disperdere un flusso più potente di acqua. Ma ci sono anche altri dati, e questa è una fonte dell'ONU che ci dovrebbe proprio far riflettere sul fatto che non tutti hanno a disposizione l'acqua, e il dato è questo: su 100 persone che vivono sulla Terra, 25 persone, quindi su 100 persone, ovvero 2 miliardi e 100 milioni di persone non dispongono di acqua sicura, e questo chiaramente si ripercuote sul fronte dell'igiene, per cui se manca l'igiene ci si ammala più facilmente, e anche in questo caso tra l'altro è stato stimato che l'accesso all'acqua ha anche delle differenze a seconda non soltanto dei paesi, ma anche per esempio dei vari ceti sociali, come dicevamo prima, e quindi c'è anche un'implicazione economica e sociale di questa vicenda. Altra questione ancora è che entro il 2030 dovranno migrare altrove a causa della scarsità d'acqua 700 milioni di persone, quindi il fenomeno, insomma, che dicevamo prima dello stress idrico che preannuncerà il nostro futuro va avanti e porterà anche gravi problemi poi dettati allo stanziamento, diciamo, abituale delle persone in determinati luoghi piuttosto che in altri. Insomma, i problemi sono davvero tanti e spesso si legano, dicevamo, problemi, anche a una cattiva gestione, certo, delle risorse idriche. Segretario, diciamo anche un'altra cosa, prima non ci si è, l'ho interrotta perché gli argomenti erano tanti, però per esempio voi
come codice avete individuato anche alcune problematiche che, di cui gli utenti non si sono accorti, ma sulle nostre bollette dell'acqua sono stati addebitati, diciamo, dei costi dettati ad un, una cosa particolare, insomma, vorrei che sia lei a spiegare. No, si tratta di questo e per questo mi sento anche di fare un appello ai dirigenti dell'ACA e al Presidente affinché pongano rimedio a questo stato di cose. In sostanza, che è successo? Che l'ACA ha distribuito, questo ci viene riferito da molti utenti che frequentano i nostri sportelli, ha pensato di fare una polizza assicurativa per le cosiddette perdite occulte, cioè la perdita occulta che avviene dal contatore alle tubazioni private, che sono compito dell'utente, cioè perché se perde un tubo dentro casa o dal contatore al giardino di casa è l'utente che deve provvedere a riparare il tubo e non in questo caso l'ACA, l'ente gestore, mentre se la perdita avviene fuori del contatore nella proprietà pubblica è l'ACA che deve riparare la perdita. Allora l'ACA ha pensato di fare questo contratto d'assicurazione per tutelare gli utenti contro le perdite occulte, perché ogni tanto un utente riceve bollette di 3, 4, 5 mila, 10 mila euro dovute per la massima parte a queste perdite occulte. Solo che lo ha fatto, a nostro parere, in modo illegittimo, perché ha fatto l'assicurazione, dopodiché ha avvisato gli utenti dicendo: noi abbiamo fatto un'assicurazione per tuo conto per le perdite occulte di casa tua, quindi ti mettiamo sulla bolletta 3 euro, 4 euro in più, la somma che poi naturalmente rispetta ai metri cubi del consumo, e però se tu non sei d'accordo ci fai una raccomandata, una lettera, riempi il modello, ti rechi presso lo sportello dell'ACA e ci dici che non sei d'accordo. Questo è assolutamente illegittimo, perché l'ACA avrebbe prima dovuto avvisare l'utente e dire: noi abbiamo fatto questo, se sei d'accordo a coprire questa polizza noi ti mandiamo lo schema di polizza, tu la leggi, vedi i massimali, ti rendo edotto di quello che ho fatto e dopodiché mi autorizzi a prelevare. Questo non è stato fatto, quindi è del tutto illegittimo, ripeto, noi facciamo un appello all'ACA affinché finisca, e lo facciamo qui pubblicamente dall'emittente Rete 8. Naturalmente se non si dovesse porre fine a quella che noi riteniamo una vera e propria illegittimità, vuol dire che agiremo di conseguenza, cioè faremo prima una diffida scritta e poi faremo una denuncia contro i vertici dell'ACA, perché assolutamente non è possibile fare questo dal punto di vista della legislazione italiana. C'è anche un altro problema, adesso abbiamo parlato anche un po' della gestione dell'acqua, ma c'è anche poi un altro problema che riguarda in questo caso l'approvvigionamento idrico e la gestione delle nostre acque, dei nostri fiumi. Per esempio c'è la vicenda dei depuratori, che è una vicenda tutta aperta anche in un Abruzzo in cui per esempio i fiumi nascono puliti e arrivano poi a valle, insomma, al mare inquinati. Anche questo va detto e abbiamo poco tempo per esprimere questo concetto, insomma, per svilupparlo, però insomma anche questa è una notizia, una questione che andrebbe approfondita. Andrebbe approfondita perché gran parte degli impianti di depurazione non funzionano, una parte poi non è stata nemmeno fatta, quindi ci sono intere comunità che vivono senza depurazione con tutto ciò che ne consegue, perché abbiamo visto quello che è successo lo scorso anno per il mare a Pescara, ma questo naturalmente succede dappertutto, perché se non funzionano gli impianti di depurazione, quindi anche questo, però si tratta di scelte politiche che devono essere fatte non solo a livello di ente gestore dell'acqua, ma a livello di regione, a livello di comune, e con la speranza che questa nuova gestione della regione provvede anche a queste, perché poi è la regione l'organo che sovrintende a queste cose. La speranza è questa, ma non soltanto per questo, dicevamo, ma anche un po' per tutti gli argomenti che abbiamo preannunciato, insomma, e sviluppato nel corso di questa nostra trasmissione, uno speciale, dicevamo, dedicato alla giornata mondiale dell'acqua che si è tenuta il 22 marzo e che è stata istituita nel 1992, ma se ne continua a parlare perché ovviamente senza acqua non ci sarebbe vita ed è una risorsa che va assolutamente tutelata per il bene di tutti e, come dice anche lo slogan, in
parte di questa giornata mondiale, nessuno può essere lasciato indietro. E allora io ho esaurito il tempo a mia disposizione, per cui vado a ringraziare Giovanni D'Andrea, segretario regionale di Codici Abruzzo, per essere stato con me in questa trasmissione e avermi aiutato un po' a parlare di acqua. Grazie segretario. Grazie a lei per avermi invitato. Grazie alla nostra regia e grazie a voi naturalmente per la cortese attenzione. L'augurio di un buon proseguimento. Arrivederci.